Abbiamo sentito dal commissario dire che abbiamo bisogno di un approccio più coordinato sul Covid. Beh, siamo a metà settembre, diciamo che con la tempistica non siete proprio sul pezzo. L'Unione Europea è stata inesistente e inefficace. Le faccio una breve fotografia. Ogni paese gestisce l'emergenza sanitaria in autonomia, non c'è nessun coordinamento con l'Unione Europea e spesso neanche con i paesi confinanti. Le frontiere sono chiuse senza alcun tipo di logica chiara, le quarantene sono imposte in maniera diversa da Stato a Stato, non c'è chiarezza su quando e a chi fare i tamponi. Ora sono in discussione anche i 15 giorni di quarantena per i positivi, insomma un caos totale. Ha detto commissario, bisogna introdurre linee comuni. Beh, ben svegliato. Siamo ad un paradosso, sentivo prima dalle parole del Consiglio europeo che insomma stanno facendo un duro lavoro con riunioni e riunioni sul Covid. Beh, peccato che siano gli stessi che in piena pandemia abbiano tagliato 7,7 miliardi di euro sul programma sanitario. Scompaiono obiettivi di miglioramento del sistema sanitario europeo, quindi. Sull'immigrazione l'Italia, complice del governo indegno, supporta l'arrivo di migliaia di immigrati, molti positivi al Covid. L'Unione Europea se ne frega, non c'è assistenza comune, non c'è redistribuzione, non c'è solidarietà. Insomma, i confini ci sono per tutti, tranne che per l'Italia, costretta a nuovi rischi sanitari. Concludo. La vostra incapacità è semplicemente la dimostrazione che questa Europa non funziona. Grazie.